Il nostro studio ha dimostrato un impatto significativo sul settore del retail in Europa. Abbiamo stimato le perdite derivanti dalle differenze inventariali, includendo sia il costo delle differenze inventariali e anche gli investimenti in sicurezza, circa 49 miliardi di euro in 11 paesi, che vuol dire 89 euro a testa, che vuol dire l'equivalente di fatto al fatturato del quarto retailer, gruppo retail in Europa. Nonostante questo, lo studio ha anche sottolineato come sia necessario andare oltre le differenze inventariali. Cosa significa? Significa considerare la sicurezza come un mondo a 360 gradi, dove non contano solo gli ammanchi di magazzino, ma conta la sicurezza del cliente, oltre che la sicurezza del prodotto, e quindi anche la salvaguardia della spendibilità, dell'esperienza di consumatore, anche rispetto ad altri tipi di minacce che non sono solo quelle dell'ammanco di magazzino. Devo dire che in questo senso i dati forniti, i contributi e gli spunti forniti dai molti retailer che hanno partecipato allo studio, abbiamo coperto più di 23.000 store in tutta Europa, abbiamo un database unico, il più grande mai raccolto in questo ambito, di 3.500 punti vendita con dati dettagliati per punto vendita, abbiamo analizzato 1.600 news, diciamo queste fonti hanno sottolineato appunto l'esigenza di guardare alla sicurezza in maniera allargata, quindi con un range che va dalla contabilità alla programmazione e controllo, all'audit, alla sicurezza. Di nuovo credo sia emerso proprio la necessità che tutti questi dipartimenti lavorino insieme e lavorino anche con i ricercatori come noi di Università Cattolica per migliorare chiaramente lo studio e la conoscenza di questo fenomeno.